Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno all'interno dell'Area Stile dal Royal Hotel di Sanremo. Abbiamo con noi qui con Alessia, due grandissimi, Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Ciao a tutti, grazie di essere qui con noi per parlare del vostro prossimo film Mamma o Papà? Chi lo sa? Beh, il titolo è estremamente elementare, ma dentro si nasconde una storia, vabbè, d'amore impetuosa, ma anche un cinismo quasi illegale. E questo lo rende originale e divertente, la cosa che ci ha colpito immediatamente, un ritorno proprio alla commedia cinica, all'italiana. Cioè, la possibilità, e noi ci siamo sacrificati per questo, di far vedere cosa succede se i due genitori inseguono il proprio lavoro e non dico abbandonano i figli, ma cercano di passarli all'altro. Quindi è una sorta di, come dire, noi rinchiudiamo i figli in un tunnel e gli arrediamo il tunnel. Che immagine ci ha regalato. È un'immagine spaventosa, però. Che immagine è così, hai voluto, non ti conoscevo sotto questo. E ci siamo divertiti molto perché con Paola il sogno era di lavorare da parecchi anni e ci siamo scatenati e siamo molto contenti. Siete due attori straordinari perché cambiate il registro veramente da una battuta all'altra. Però rappresentate con questo film purtroppo l'attualità, perché ce ne sono di genitori così. Ce ne sono, oddio, speriamo che non, perché molti, cioè quelli che sono proprio così sono in galera, credo. Quindi no, proprio così, beh, penso di sì, perché noi siamo da galera in questo abbiamo film. Fatto cose, poi, devo naturalmente, dirti, sì, esatto. Cioè ritrovarti in un locale di lap dance con una bambina di 11 anni è un po' imbarazzante. Sì, ecco. Lei a un certo punto mi ha detto: Antonio, sono un po' imbarazzato. Io ho detto: credimi, anch'io moltissimo. Però serve anche per far capire delle cose. Guarda, è molto curioso in questo senso, far notare, per questo dicevo, ci siamo sacrificati, quello che dobbiamo possiamo rinunciare, insomma. Sì, sì, perché siamo appunto genitori modello, partiamo nel prologo come dei genitori modello, un po' divorati anche, no? Dalla vita con i figli, da questi figli che soprattutto adolescenti ti chiedono e ti chiedono e ti chiedono e non ti danno nulla indietro, se non degli schiaffoni, diciamo, metaforici. Ecco, noi poi arriviamo ad un punto di rottura per cui reagiamo nel modo più scomposto possibile, più assurdo possibile. Poi chiaramente la commedia ti dà la possibilità di esagerare, insomma, certo, in questo, di fare cose che ci auguriamo che nessun altro faccia, ripeto, se no è niente, si buttano le chiavi. No, ma raccontateci un aneddoto anche al di fuori del film, ecco, cosa è successo sul set, qualcosa che vi è rimasto impresso, che mi ha fatto anche un tuo collega giornalista. Cioè la verità è che quando fai la commedia, dietro le quinte, dietro il set, c'è una serietà tale che non ti permette, perché la commedia è paradossale, ma non puoi scherzare con la commedia, non so come, è difficilissima la commedia, perché devi trovare le combinazioni, i ritmi, e soprattutto i primi giorni è anche entusiasmante questo, perché poi quando vai sul set lo diciamo scherzi, crei delle situazioni, ma la commedia è una fatica incredibile. Allora l'unica cosa che possiamo chiedere è che dietro il set, dietro le quinte, abbiamo mangiato tanta pizza, ecco, questo. Quindi viva la pizza. Sì, molta pizza, perché poi ci si sveglia molto presto al mattino, prima dell'alba. Nel mio caso le donne si svegliano un po' più, insomma, un po' prima, perché hanno più trucco. Antonio magari forse un'oretta la recuperavi. Io anche più. Risparmio sul parrucchiere, risparmi sulla messa in piega, risparmi, ma anche, insomma, su tutto, sull'ombretto e altre cose. Mi lanciavano della sabbia e qui. Però detto questo, arrivi che alle 8 sei già pronto, truccato e affamato soprattutto, quindi ti passano con una pizza calda fumante, che fai? Ci si ingrassa. Ma però la commedia è questa, la commedia devi ottenere un risultato che è, diciamo, comico, quello del, e per raggiungerlo, credimi, è un po' più difficile. Avevamo una voglia però di lavorare insieme, io e questa bella donna, ragazzi, qua, ma una voglia, certo, talmente forte che era come una sorta di sana competizione. Infatti il regista è stato tranquillo per tutto il film, perché aveva come due soldatini. Una passeggiata, sì, per il regista. No, davvero un gruppo, e di questo il merito anche della produzione, un gruppo di lavoro, e voglio ricordare dei signori attori che hanno partecipato a questo, come si usava nelle commedie, i caratteristi che nobilitano la commedia, tra cui... Beh, in questo film ci sono attori meravigliosi, di grandissimo livello. C'è uno straordinario Carlo Bucci Rosso, in questa storia veramente esilarante. Poi ci sono Stefania Rocca e Roberto De Francesco, esatto, che fanno la coppia dei nostri amici. Matilde Gioli, splendida e molto ironica, che fa, vabbè, non dico tutti, non i diciamo personaggi, niente, così non sveliamo, sì. E Claudio Gioè,
insomma, è pieno di... Il giudice, Anna Buonaiuto, che è una signora... Mito, sì, veramente, una signora del cinema anche, ma del teatro, perché, anzi, invito tutti a vederla a teatro, perché è un'esperienza veramente da fare. Insomma, sono degli attori veramente... Siamo molto felici, per quello lo coccoliamo questo lavoro con tanto entusiasmo. Siamo praticamente al tempo dei saluti, però c'era una curiosità che volevi chiedere in merito a Sanremo. Beh, la vostra canzone preferita tra tutti i Sanremo, insomma, che abbiamo... Ma come fai? Visto? Poi tu sei anche una bravissima cantante, quindi potresti anche accennarla un pochino. Ma io ti ringrazio. Ma no, ma io non sono... Allora, scegliere una canzone, me l'hanno già fatta questa domanda. Lo so, ma puoi immaginare. C'è una banalità, perché, però. No, ma non perché voi siete banali, ma perché è il mantra, no? È il claim di questo Sanremo. Poi tutti cantano Sanremo, quindi certo, da lì si parte. Non sono riuscita a dare una risposta precisa, perché... Guarda, la canzone che più mi ha emozionato, mi viene in mente, almeno tu, nell'universo di Mia Martini. Certo. Me lo ricordo, me la ricordo la sua esibizione e mi ricordo quanto mi emozionai. E poi però ce ne sono altre. C'era una canzone bellissima di Mariella Nava che era Spalle al muro. Bellissima. Renato Zero, Mariella Nava, scritta da Mariella Nava. Ci sono delle canzoni, ancora non ne parliamo, perché poi ancora mi ha aiutato tantissimo, perché io per qualche anno ho suonato nei piano bar e quella è la canzone più suonata nei piano bar, perciò sapere quella ti dava almeno la possibilità, se qualcuno si annoiava tu a un certo punto dici, vedevi le brutte, facevi è notte, adesso non sveglio, e almeno la portavi a la casa, la canzone, capito? Del cuore, quindi quella che mi ha salvato la vita. E poi la canzone del cuore, insomma, c'ho anche le canzoni legate alla mia amica Laura, certo, che siete molto amiche, che insomma adesso ascolto quando l'ho sentita la prima volta, lo dicevamo con Antonio, quando ha sentito questa voce, la solitudine. Lei era una ragazzina, ragazzi, la sanno tutti, mi ha molto colpito questa voce di una ragazzina, cioè era una cosa pazzesca. E poi adesso la rivedo con gli occhi dell'amore, diciamo, certo, dell'amore. Vuoi aggiungere la tua canzone oppure? Ma io su questa domanda prima, non so, mi è venuto al volo, replay di Bersani, che è una canzone che mi piace, insomma. Però, come diceva Paola, poi tra un minuto ve ne viene un'altra, tra due minuti un'altra ancora. Insomma, quante sono? 67 edizioni? E sono tante canzoni, sono tante canzoni. Cos'è? 67 circa per 20 più o meno. Insomma, sono tantissimi. Bene, allora noi vi ringraziamo, grazie a Paola, grazie ad Antonio. Ricordatevi, mamma o papà al cinema. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie per essere stati con noi. Grazie. Ciao Radio Bruno, ciao, grazie a voi. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.